cioè i musei sono di titolarità di enti locali e dell'Istituto Tecnico Buonarroti e quindi il sistema è fatto dagli enti. Lascio la parola al sindaco per un cenno di saluto e poi facciamo la foto tutti insieme. Allora, innanzitutto porto il saluto nostro dell'amministrazione, ci sono anche due consiglieri, Sabrina ed Enrico. Dove sei Enrico? Sta qua. Portiamo il saluto e vi diamo il benvenuto. Bellissima giornata, quindi siamo andati proprio molto bene su questo. Niente, il Parco della Memoria, penso che come lo guardate vi renderete conto che è un parco unico, non troverete una cosa del genere da nessuna parte. Innanzitutto, vabbè, il museo è curato da Carlo Rambaldi, penso che Nicola vi abbia spiegato tutto nei dettagli. Vabbè. No, abbiamo scelto di dare qualche indicazione perché noi contiamo che, vinti dalla suggestione, loro possono tornare con calma. Sì. E fare tutto il percorso. Allora, io vi dico brevemente il messaggio che vogliamo lanciare noi in qualità di amministratori, ma in qualità anche di cittadini di San Pietro. Noi questo parco lo utilizziamo, vengono anche dei generali a studiare la guerra su questo parco, quindi è una cosa un poco particolare, però noi non vogliamo parlare di questo, noi vogliamo parlare di una cosa solo. Se voi guardate troverete solo distruzione, quindi fa capire cos'è la guerra, e questo messaggio deve essere un messaggio principalmente al contrario di quello che è la realtà, perché noi combattiamo guerre giornalmente. Allora, noi di indole siamo un poco guerrafondai, diciamoci la verità, perché lo vedo io in comune, le guerre che si creano per delle fesserie assurde. Poi vediamo la guerra in Ucraina e non diciamo niente. Bene, quello è un problema, ma è un problema più che altro per la popolazione, e qui lo potete vedere tranquillamente. Che se vi fate il giro vi renderete conto di quanto hanno sofferto queste persone e dei problemi che hanno avuto, perché qui sono stati bombardati, quasi il paese completamente raso al suolo, quindi loro hanno trovato rifugio in alcune grotte nel lato ovest del paese, quindi vi fa capire che cos'è la guerra. E questa distruzione deve farci capire una cosa fondamentale, che le guerre non fanno bene a nessuno, neanche a chi le vince principalmente. Ed è il messaggio di pace che noi come amministrazione, ma principalmente come cittadini di San Pietro, dobbiamo lasciare. Specialmente in questo periodo, che è un periodo dove veniamo da una pandemia e da dove veniamo da tutta una serie di problematiche che ci hanno costretto a vivere la vita in maniera diversa da come eravamo abituati. Niente, questo era giusto il preambolo che volevo fare. Un saluto. Premio. Adesso facciamo la foto, poi lascio la parola a 7 minuti Laura che ci racconta.